muoversi all'interno di un genere cinematografico è un limite, una sfida, un privilegio, un divertimento, cosa? Bingo! Vai! È un limite che ci dà grande libertà in quanto attori, almeno per quanto mi riguarda è successo così. È un genere, il genere è praticamente mo morto in Italia, nel senso che non lo vediamo più, stiamo inseguendo il commerciale che non funziona più. Invece in questo caso, grazie alla lungimiranza di due produttori che si sono fidati e di un grande scrittore come Donato, stiamo cercando di riportare un genere, in questo caso il thriller psicologico, che non si vede più. E per un attore muoversi in un contesto del genere è estremamente liberatorio. Perché vuol dire non attaccarsi all'italianità del personaggio, al luogo, noi appunto la storia si raccontata viene ad Avesciò, che è un non luogo, potrebbe essere ovunque, i caratteri definiti dal professore all'ispettore sono universali e proprio perché i temi che vengono trattati sono universali e quindi per un attore questo vuol dire avere un raggio d'azione più ampio. Quindi io personalmente, in un genere, quindi in un film che abbia dei limiti così stretti, che può essere spaventoso da un certo punto di vista, in realtà trovo una grandissima libertà creativa e artistica. Beh, sono d'accordo con lui, credo che sia stata la peculiarità proprio di quest'opera prima di Donato Carresi. Lasciarti proprio nell'internazionalità a 360 gradi, non frenarti in nessun dogma nazionale, provinciale. Potevamo farlo in giapponese se sapessimo il giapponese. Non aveva una connotazione, se tu vedi anche le divise della polizia, sono state inventate in quanto non collocarle in Francia, in Italia, in Svizzera, da nessuna parte. E questo crea già un gradino di mistero, di suspense. E siccome il diavoletto Carrisi conosce perfettamente il peso netto della suspense, dell'angoscia, ci ha messo anche quello, con l'atmosfera e tutto quanto. Quindi per noi era come veramente entrare in un parco giochi. Di un caleidoscopio di emozioni per cui poter attingere e ridarle, ma senza no, questo no, non può essere, no, questo è troppo, no, qui, questo un milanese non lo farebbe mai, no, guarda, questo un francese, no, no, sai cosa vuol dire veramente stappare una bottiglia di champagne e proprio sentirti libero di fare. Poi certo, se fai troppo, c'è lui che dice aspetta un attimo, ma adorava il fatto che andassimo ovunque, proprio come la nebbia, che si espande, non si ferma, non è che c'è, è cubica, va. Raccontami il lavoro su un personaggio di cui sappiamo e non sappiamo, senza svelare ovviamente Come quello faccio a che ha fatto parlarti o del non ha lavoro sul fatto, mio però personaggio? muoversi in un territorio ambiguo non deve essere semplice. Ma l'ambiguità la creano i mass media su di lui, la crea tutto l'entourage, la crea tutto quello che gli succede attorno, quindi rimane anche lui in castagna. Cioè, la cosa bella di questo personaggio è che giorno per giorno, scena per scena, rimaneva quasi un po' sorpreso di quello che gli accadeva, ma sul serio, e ci credeva davvero in tutto quello che gli succedeva, non poteva crederci, rimaneva sgomento, sbigottito, deluso, amareggiato, come un bambino di 7 anni che scoprivano degli elementi nuovi. Questo doveva essere questo personaggio. Io ho cercato di portare questa struggente melanconia amorosa nei confronti della sua donna, per il quale faceva di tutto per possessarsene, per far creare e star bene la famiglia. Quindi qualsiasi cosa gli capitasse fuori nel quotidiano era giustificato perché c'era quel grande amore, c'era quella donna, c'era quella famiglia, c'era la figlia su cui nessuno poteva mettere bocca e per il quale avrebbe fatto qualsiasi cosa. Questa è la cosa fondamentale di Loris Martini, al di là che è un professore che insegna in un liceo ad Avesciò, che ha la passione di andare in montagna e quant'altro, ma questo era il filo conduttore importante, che lui per questa donna, per questo amore, per questa famiglia, va bene, vabbè, il resto dai, è una cavolata, vabbè, sì, succede, ma quello era il punto massimo, l'importante per lui è sempre stato quello. Poi tutto il resto gli capita attorno, gli succede e lui ne prende atto.
Io ti potrei dire tantissime cose, Carola, ma non te le posso dire. E io perché non le voglio sapere. Se no, scopriamo subito, immediatamente, che l'assassino è lui. Invece è bello saperlo alla fine. E allora Non bruciamoci. Carla Signoris, che ha fatto il film con Tony Servillo, Lascia di andare, mi ha detto che il primo giorno sul set era spaventatissimo, perché lui era pignolissimo, lo spaccava il capello in quattro. Ecco, raccontami qualcosa, come è andata questa collaborazione con lui? Non ti sentivi un po' in soggezione almeno all'inizio? Beh, assolutamente sì, a parte il fatto che secondo me il mio personaggio, che l'ispettore Borghi è quello che affiancherà poi Servillo Vogel nella ricerca del mostro di Avesciò, è sicuramente in soggezione, quindi questa cosa lavorava anche in funzione del personaggio e del lavoro che stavamo facendo. In realtà è stata una persona disponibilissima, che come non mi sarei mai aspettato, cioè professionalità, ma questo non c'è bisogno di che io lo dica. Sul set mi sono trovato molto bene. Prima mi hanno fatto una domanda, appunto, come lavorare con i grandi, con attori di grande esperienza, con tutti loro. E c'è una bellissima cosa che ti dicono sempre, c'era un mio professore di educazione fisica che mi diceva quando ero piccolo, che facevo queste gare estive, quando uno corre è importante avere, ero spaventato perché c'era il più forte di tutti nella stessa fila mia, ho fatto ma sono una pippa io rispetto a lui, dico sì ma andrai meglio, perché andando, vedendo lui che corre così veloce, tu seguirai la scia, se io ti mettessi, anche se sei bravo, se ti mettessi con gente più lenta di te, tu andresti più lento. E questa è la stessa cosa che esiste quando ti capita di lavorare con qualcuno di grande. Cioè tu segui la scia e naturalmente ti porta a elevare la scena verso piani più alti. Ed è un piacere enorme. Quindi, grande onore, ma appunto mi sono molto divertito.